Buongiorno, sono Luca Cervellati, sono responsabile amministrativo di CPR System, società cooperativa. Cooperativa fondata nel 1998 e con sede legale a Valbergo. L'attività di CPR System è la gestione di un sistema integrato di movimentazione di imballaggi, per lo più in materiale plastico, all'interno della filiera agroalimentare. Si tratta di un servizio per dare la disponibilità ai produttori agricoli delle cassette che poi serviranno per inserire il prodotto, portarlo alla grande distribuzione che dopo la vendita del prodotto all'interno delle cassette si occuperà della restituzione delle cassette CPR System, che a quel punto provvederà alla sanificazione e alla riparazione delle cassette per poi rialimentare il circuito stesso, sostanzialmente all'infinito. CPR System è nata oltre 20 anni fa, ormai 25 anni fa, dall'esigenza avvertita dall'intera filiera agroalimentare di risolvere quello che era un problema, non soltanto un problema in termini di costo, relativo all'imballaggio all'interno del settore dell'ortofrutta. E così è nata CPR System dall'idea dei produttori agricoli e della grande distribuzione di unirsi, anche se all'interno del gruppo dei produttori c'è la competizione, come anche all'interno dei gruppi di distributori, e tra di loro vi era la contrapposizione per la definizione dei prezzi. Ebbene, hanno deciso di unirsi e creare un consorzio cooperativo per la gestione dell'imballaggio. Quindi lo scopo dell'azienda è quello della gestione del sistema di imballaggio per quello che potrà essere il minor costo possibile per tutti gli operatori della filiera e con il minor impatto ambientale conseguente. La sostenibilità di CPR System nasce da un punto di forza fondamentale, che è quello innanzitutto della collaborazione di questi operatori che, come dicevamo, sono normalmente in contrapposizione tra di loro, ma al tavolo di CPR devono collaborare per un sistema che è basato sull'idea abbastanza innovativa da questo punto di vista del riutilizzo del prodotto, della cassetta stessa, invece che far riferimento a un imballaggio usa e getta. E questo riutilizzo, che è possibile soltanto grazie all'intervento di CPR System, che monitora e gestisce tutte le movimentazioni delle cassette, che nasce il vero vantaggio sia economico ma anche ambientale per la filiera. Oggi come oggi CPR System vanta un parco di imballaggi costituito da cassette di circa 15 milioni di imballi. Con questi 15 milioni di imballi vengono effettuati circa 160 milioni di movimentazioni in un anno, ossia circuiti completi, cicli completi dal produttore al distributore e poi il ritorno in CPR System per ricominciare il ciclo. Questi 160 milioni di movimenti vengono realizzati con le 15 milioni di cassette. Queste 15 milioni di cassette hanno sostanzialmente una vita media di circa 7 anni. In questi 7 anni, in ognuno di questi 7 anni, generano circa 10 movimentazioni per anno, e alla fine della loro vita, alla loro fine vita, al settimo anno, non diventano comunque un rifiuto, perché CPR System si impegna personalmente per il riciclaggio di queste cassette, che diventeranno materia prima per la produzione di nuove cassette. Infatti le cassette CPR ormai da quasi 10 anni vengono prodotte con il materiale frutto del riciclaggio effettuato normalmente da CPR. Oggi come oggi circa l'80% del materiale di ogni cassetta prodotta deriva da cassette vecchie non più utilizzate. Il futuro di CPR oggi come oggi è orientato nella conclusione del processo di sostituzione delle cassette marroni, delle cassette Redea, all'interno del circuito CPR, come anche l'introduzione del nuovo pallet Noè, la cui introduzione sul mercato è proprio del 2023. Questo è un pallet innovativo, perché non è più un pallet di legno ma un pallet di plastica, un pallet di plastica riciclata, come se ne trovano già comunque alcuni sul mercato, ma è la natura della materia prima seconda del questo pallet riciclato che lo rende assolutamente fuori dalla normalità, perché questo pallet è prodotto con il materiale di scarto dell'attività di riciclaggio della carta delle cartiere del polo toscano della carta, per cui attraverso una tecnologia innovativa lo scarto dell'attività di riciclaggio della carta diventa
nuova materia prima, seconda, per la produzione di nuovi pallet, il pallet NOE che è entrato sul mercato per l'appunto nel 2022.